Allora, benvenuto Presidente, è ancora un po' presto, ovviamente alle 15 cominceranno i voti, probabilmente quasi tutti risponderanno con la scheda bianca e con qualche nome magari che ci strapperà un sorriso, era successo l'ultima volta con i vari Magalli e compagnia bella e anche Rocco Siffredi per citare qualche nome diciamo che appunto può strapparci un sorriso, ma comunque la partita è aperta e allora ne parleremo in questo spazio fino alle 15. 20-25 a ridosso di Wall Street, ci interessa sapere la vostra, mandateci i vostri candidati favoriti e magari anche il perché. Siamo su Facebook, siamo su YouTube, siamo sui nostri social network, quindi facciamo in modo di coinvolgervi il più possibile e coinvolgiamo anche ospiti importanti, partendo da Paolo Balduzzi che è qui in studio con noi, editorialista del Messaggero e lavoce.info. Paolo, ben trovato. Grazie mille, ben trovati a voi. Allora, io partirei da qualcosa che Paolo aveva scritto qualche settimana fa, correggimi se sbaglio, che riguardava, diciamo, il nome più, diciamo, ingombrante di questi, in queste settimane, che si è tirato indietro nel weekend, cioè Berlusconi. Che cosa avevi scritto un paio di settimane fa? Io ho fatto questa previsione su Berlusconi. No, una previsione, insomma, secondo me non era neanche troppo difficile da fare, cioè che Berlusconi non ci teneva a fare il Presidente della Repubblica, sapeva che non sarebbe stato votato, però gli sarebbe piaciuto passare un po' per padre della patria, quindi nel momento, come dire, decisivo avrebbe fatto un passo indietro per il bene del paese. È andata esattamente così, faccio un passo indietro per il bene del paese. Io avevo aggiunto una cosa, a dire il vero, perché una delle cose che Berlusconi si porta dietro, no? Di cui si lamentano gli avversari di Berlusconi, è come tratta il genere femminile. Diciamo che i rapporti tra Berlusconi e il genere femminile sono, la storia ci insegna che in effetti sono un po' complessi. Esatto, e allora io mi ero anche immaginato che oltre a fare un passo indietro, Berlusconi avrebbe anche suggerito un nome, un candidato femminile, e in questo modo, come dire, avrebbe chiuso definitivamente, no, le male lingue sul suo conto e sarebbe stato il kingmaker del primo presidente della Repubblica donna, facendo un passo indietro per non creare divisioni nel paese. Diciamo che sarebbe stata una un'uscita a testa altissima. C'è ancora tempo, nel senso che ora stavamo ragionando prima anche sui nomi che stanno uscendo, eccetera eccetera, ma ora forse dal punto di vista chiaramente del destino del paese è molto più interessante sapere chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica, ma questo lo scopriremo solo vedendo le votazioni. Dal punto di vista politico mi sembra molto più interessante però capire chi sarà, come dicevo prima, il kingmaker, cioè chi farà la mossa decisiva, chi proporrà il nome esatto. No? Come lo era stato Renzi con Mattarella, che poi, insomma, quello era il periodo, ha seguito poi il periodo di massimo splendore di Renzi come leader italiano prima della sua caduta. È proprio qui che volevo arrivare, no? Perché secondo me la persona che tirerà fuori dal cilindro con un'operazione politica o con un'intuizione il nome corretto sarà un leader che, insomma, godrà di una certa rendita nei prossimi anni. Potrebbe essere Berlusconi stesso, se accoglierà, come dire, il mio consiglio di chiudere da il cerchio. Da San Raffaele, anzi no, da Arcore, esatto. Mi pare che sia tornato ad Arcore. È già tornato. Esatto. Io ho il sospetto che è stato molto in silenzio in questi giorni, anche Renzi, che, come dire, è un po' alle corde, no? Renzi dal punto di vista elettorale perlomeno non conta molto, in Parlamento conta invece un po'. Sì. E insomma ci ha abituato a dei colpi anche di genio, quindi magari anche Renzi potrebbe giocare un ruolo da questo punto di vista. Gli altri leader li vedo un po'... Hai notato che anche Salvini è un po' che... cioè si dice che ovviamente sono in corso trattative, incontrerà Letta nel tardo pomeriggio, però cioè per dire un nome la Lega non l'ha ancora fatto, al contrario di Fratelli d'Italia. Quindi... è proprio quello che intendo, cioè, queste persone qua sanno che il nome che faranno, se sarà il nome giusto, come dire, loro ne gioveranno, se sarà il nome sbagliato invece potrebbero bruciarsi, non dico tutta la carriera politica, ma insomma la fortuna almeno del prossimo anno. Questo Presidente della Repubblica al più tardi tra un anno conferirà l'incarico al nuovo Presidente del Consiglio.
Consiglio, quindi... Peraltro in gioco non c'è solamente il Quirinale, perché se Draghi passa al Quirinale bisogna trovare anche un nuovo Presidente del Consiglio, e quindi magari, insomma, è lì forse, lì si creerebbe un'altra situazione... forse anche di incertezza, di stallo, che probabilmente ai mercati non piace. Ora, oggi i mercati sono in rosso, ma non è da collegarsi ovviamente alle questioni del Quirinale in Italia, anche se l'Italia effettivamente è l'indice peggiore, siamo vicini al 3%, ma ribadiamo, insomma, l'Italia è anche il paese che importa di più gas, insomma, più dipendente di gas da Oriente, insomma, con la Germania, quindi... È ovvio che ci sono vari fattori, ma tornando al Quirinale, dicevo, essendoci anche in gioco forse Palazzo Chigi, non so se hai notato, ma si stanno facendo un po' di nomi che valgono per entrambe le parti. Cioè, è stata fatta il nome della Bellone, ad esempio, che è uscita già ieri attraverso Open e Mentana, anche il Fatto Quotidiano ne ha parlato qualche giorno fa, e in realtà il Foglio introdusse questo nome per la prima volta a metà novembre. Viene data buona sia per Quirinale sia per Palazzo Chigi. La stessa cosa vale per la Cartabia, per Marta Cartabia. Quirinale o Palazzo Chigi? Non è che questa ampia versatilità di queste figure, cioè è un fattore positivo che ci siano dei nomi che vanno bene per l'uno o per l'altro. Teoricamente uno si aspetta che per il Quirinale serva un certo tipo di profilo e per Palazzo Chigi un altro. No, in questo momento forse no, come del resto è stata la figura di Draghi nell'ultimo anno. Draghi è stata esattamente una figura che potrebbe essere benissimo intercambiabile tra un ruolo e l'altro. Probabilmente, e non è un male, tu dici, cioè non è una cosa negativa che anche Draghi per la figura che è Draghi, per il curriculum che ha, per la fiducia che nutre nel paese, per la fiducia anche che il resto del mondo nutre in lui, è una figura che può essere benissimo spesa in un ruolo più politico ed esecutivo come quello di Presidente del Consiglio, un ruolo più rappresentativo, sempre politico ma più rappresentativo come quello di Presidente della Repubblica. Devo dire, mi ha stupito molto il nome della Belloni, che ammetto di non conoscere. È una candidatura molto strana, nel senso che è una persona questa che, se fosse davvero candidata alla Presidenza della Repubblica, sarebbe sconosciuta al paese sostanzialmente, è probabilmente sconosciuta anche ai parlamentari che la dovrebbero votare, quindi mi sembra un'operazione francamente molto molto debole. Poi magari la forse essendo all'inizio i primi nomi un po' si sprecano, insomma, giusto per dare qualche... Sì, penso proprio di sì, penso proprio che in questo momento si sentono i nomi che non sono i nomi forti, quindi per esempio mi spiace un po' sentire a questo punto Marta Cartabia, perché secondo me sarebbe un'ottima figura come Presidente del Consiglio, come Presidente della Repubblica. Diciamo che io ho una passione particolare per la Corte Costituzionale, quindi per i giudici della Corte Costituzionale. Lei è stata la prima Presidente donna della Corte e sarebbe anche il primo Presidente della Repubblica Lombardo, se mi ricordo bene, il primo presidente donna, quindi diciamo che forse una certa parte del paese potrebbe anche sostenere questa candidatura. Ma chiaramente qui stiamo facendo dei nomi dal punto di vista del criterio, no? Quando si dice rigore morale, l'esperienza politica, eccetera eccetera, ce ne sono tantissimi che possono andare bene, no? Quindi si può dire che una persona è a prescindere meglio dell'altra. Diciamo che però questa candidatura ha un fascino, secondo me, particolare, ma ci sono naturalmente tanti altri nomi femminili che potrebbero essere ugualmente degni. Nel giochino di Berlusconi, il candidato, secondo me, naturale sarebbe stato la candidatura del Presidente del Senato, no? La Casellati, seconda carica dello Stato, area centrodestra,
difficilmente di fronte a una candidatura di una figura istituzionale, non è un leader politico, è una figura istituzionale, è una donna, probabilmente anche una certa parte del centro-sinistra, il Movimento 5 Stelle l'ha votata quando è diventata Presidente del Senato, quindi mi sembra dal punto di vista numerico forse la candidatura più forte, forse non è il suo partito che non... Forse è il suo partito che non ci crede abbastanza, Belloni, per tornare a questo nome di cui che rimbalza parecchio in questi giorni, peraltro Mentana e il suo Open l'hanno data, la danno al momento come favorita, con percentuali sempre molto basse, perché siamo all'inizio tipo il 30% rispetto a una Casellati che ne prende il 20%, peraltro è arrivato il primo messaggio che tra poco vi leggo. Belloni, che è a capo del DIS, prima donna alla guida di una struttura dell'intelligence, piacerebbe perché gode della stima del Movimento 5 Stelle ed era stata considerata nel 2018 per un lasso di tempo che probabilmente equivale a 5 nanosecondi, ma venne fuori il suo nome nel 2018 quando si cercava il premier per la maggioranza PD Movimento 5 Stelle, che poi saltò per dare la precedenza alla maggioranza giallo-verde e che poi si ripresentò insomma successivamente. A quel punto però c'era già Conte come diciamo in questo ruolo. Prima avrete visto, mi rivolgo a casa, anzi no, prima leggo il messaggio di Stefano: Draghi potrà andare al Quirinale solo in caso di Mattarella bis e successive prossime dimissioni di quest'ultimo. Quindi il nostro amico dice: Mattarella viene confermato fino a metà 2023, elezioni, Draghi passa al Quirinale, Mattarella si ritira e abbiamo un altro candidato, abbiamo un Palazzo Chigi, si decide alle elezioni. Scenario non impossibile che insomma è venuto fuori in più di un'occasione. Volevo però far notare agli amici a casa, che avranno notato che di quando hai iniziato a parlare Paolo è venuto fuori editorialista del Messaggero, c'è un altro editorialista del Messaggero candidato al Quirinale, che arriva da Fratelli d'Italia, è questo Carlo Nordio, ex magistrato, adesso in pensione. Altre cose in comune che avete tu e Carlo Nordio? Hanno scelto l'editorialista, beh, non potevano candidare il sottoscritto perché non ho 50 anni, no? C'è questa cosa molto, molto curiosa della Costituzione, su cui invito a riflettere. La Costituzione, oltre a dire che il Presidente della Repubblica deve godere dei diritti civili e politici, aggiunge solo, articolo 84,1, che deve avere più di 50 anni, cioè non dice che non deve aver mai preso una multa, non deve mai evaso le imposte, non deve mai aver avuto una condanna particolare, no, dice solo che deve avere più di 50 anni. Non lo so, mi sembra molto curioso appunto che non ci siano restrizioni legali o morali intorno alla figura del Presidente della Repubblica, ma che l'unico vincolo sia quello legato all'età. Lo trovo un po' ingiusto, non perché questo permetterebbe di candidare anche chi ha meno di 50 anni, ma mi sembra che insomma, se guardiamo un po' anche i presidenti e i capi di Stato di paesi molto grandi, molto importanti, l'età è proprio un criterio irrilevante. Faccio tre di nomi: sì. Macron in Francia, Boric, presidente del Cile, eletto a 36 anni questo, mm-hmm. 36 anni, ma quello a cui magari ci siamo dimenticati, ma il più grosso di tutti, Barack Obama, 48 anni, quando è diventato presidente degli Stati Uniti. Intanto diamo il ben trovato anche a Renato Mannheimer in collegamento con noi. Renato Mannheimer, sondaggista ed editorialista del Riformista. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio, mi sentite? La sentiamo forte e chiaro, grazie ovviamente per la disponibilità. Allora, come dicevamo qui con il nostro ospite e collega editorialista del Messaggero Paolo Balduzzi, quella di oggi sarà una partita senza pallone, con tante schede bianche previste, ma ovviamente si lavora sotto traccia. In particolare, insomma, ogni schieramento ha dato il proprio nome, che probabilmente non sarà poi quello che dovrebbe essere poi concretizzarsi. Ultimo Carlo Nordio, che arriva dal fronte di Fratelli d'Italia e da Giorgia Meloni. Professore, un suo primo commento, poi le facciamo qualche domanda più specifica. Ma il mio commento principale è: doveva essere il ritorno della politica, cioè la politica si è lamentata in questi mesi di essere messa
da parte da Draghi, cose tecniche. Se il ritorno della politica è questo, incapacità di trovare un accordo, inevitabile concentrarsi sui nomi, ma anche se parlano del governo, io non ho sentito nessuno un accenno su programmi, cose da fare, facciamo meglio questo, quell'altro, tutto sui nomi. E io ho sentito l'altro giorno uno che forse andrà al governo per telefono, era tutto pieno di domande, ma quanti voti piglio io se vado al governo? Non una parola sul programma. Beh, se il ritorno della politica è questa, siamo messi male, eh? Dopo la partita del Quirinale, questi cosa fanno? Quindi chiedo scusa se non faccio previsioni, no. Ma sono molto deluso da questi politici, lo eravamo anche prima naturalmente. Questo è un bello spunto effettivamente, professore, e adesso sento anche Paolo Balduzzi qui in presenza, che cosa ne pensa. Professore, però le giro anche la riflessione che arriva da casa di Pamela, che salutiamo, e dice: ma perché... Risposta secondo me abbastanza semplice da dare, ma diamo spazio a tutti. Perché Draghi dovrebbe essere così interessato a ricoprire la carica di Presidente della Repubblica al Quirinale? Professore, beh, rispondiamo. È un bel completamento di carriera. Draghi ha fatto di tutto, è la più alta carica dello Stato, è una carica che è diventata molto importante, in passato non lo era, ma adesso la siamo una repubblica, molti dicono semipresidenziale, insomma è proprio un bel posto. Poi dopo finito quello si diventa senatori a vita, beh, è un bel posto, credo che tutti noi saremmo interessati a farlo. Siamo esseri umani. Prova, diciamo anche questo, nel governo in una situazione precaria, cioè dura forse qualche altro mese, e poi va bene che lui sa sempre cosa fare, c'è anche il posto alla Commissione Europea che si libera, però è una bella chance per Draghi, quindi questa è la risposta alla gentile ascoltatrice. Peraltro, insomma, ricordiamo anche che Draghi al Quirinale per 7 anni vorrebbe dire garanzia della totale copertura al Quirinale di un presidente che ha avviato i lavori per il PNRR, e quindi farebbe da garante per una buona spesa, diciamo così, dei soldi che arrivano dall'estero. Intanto chiedo a conferma alla regia se i lavori e alla Camera sono iniziati, forse no, intanto però leggo che insomma si parla di un transatlantico gremito prima del voto, c'è anche Umberto Bossi e ci sono anche Umberto Bossi e Emma Bonino. Segre ha anche detto: a me la scheda bianca non piace, quindi dalla Segre subito avremo il nome, mentre poco prima delle 15 Tajani, Forza Italia, ha sentito alleati, ma anche Letta, Conte e Speranza, insomma giro di colloqui. Queste dovrebbero essere le prime immagini dalla Camera, con il presidente Fico impegnato nella lettura dell'avvio dei lavori. Paolo, torno da te. Che idea ti sei fatto del primo intervento del professor Mannheimer, e cioè che la politica in questo momento non ci sta facendo una bella figura, data l'assenza di così contenuti, solo nomi, contenuti zero? Diciamo che questa, nei giorni precedenti l'elezione, la nomina del Presidente della Repubblica, credo che questa sia una critica che si è sempre potuta fare ogni 7 anni, due nel 2013 e il 2015. Credo che il grosso interesse in questi momenti qua sia proprio individuare la persona. Stavamo dicendo forse anche prima, qui c'è sia una questione di chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica, ma anche dal punto di vista politico, chi sarà colui che sceglie il nome corretto, il nome giusto del Presidente della Repubblica, quindi chi in qualche modo poi potrà godere della rendita politica che gli dà essere stato il kingmaker del Presidente della Repubblica. In questi momenti parlare di programmi, di prospettive è piuttosto difficile. Una cosa che ci aspettiamo farà esattamente il Presidente della Repubblica una volta nominato, quando si presenterà davanti alle Camere. Proprio oggi sul Messaggero comunque
In una pagina interna mi sono occupato di delineare l'agenda economica, quella è la mia competenza, del prossimo Presidente della Repubblica. E anch'io ho fatto... Nessuno si è ancora posto il problema da questo punto di vista, e ci ricolleghiamo un po' anche a quello che diceva il professor Mannheimer. Insomma, mancano i contenuti e soprattutto in pochi si domandano ancora che cosa dovrà fare concretamente il prossimo inquilino del Quirinale. Paolo, poi torno da professore. Sì, i temi sono già quelli che hai detto tu, no? Per cui è un mandato che permette di vedere esaurito il quinquennio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Io insisto molto anche sul fatto che il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione. In Costituzione dal 2014 c'è anche l'equilibrio del saldo strutturale, noto ai più come il pareggio di bilancio, e quindi porre l'attenzione, a parte del Presidente della Repubblica, sul fatto che l'indebitamento deve essere fatto solo in casi eccezionali. Questi ultimi due anni sono stati il caso eccezionale, ma la necessità nei prossimi anni, nei prossimi 5, 6, 10 anni, diciamo di quel 2030, è ritornare a livelli di debito pubblico decisamente più sopportabili, anche perché, l'ultima cosa, il Presidente della Repubblica è il Presidente della Repubblica anche dei cittadini più giovani, dei cittadini futuri, quelli che questo debito lo dovranno pagare. Torniamo dal professore. Intanto Milano perde il 3,3% in questo momento, accelera ancora di più al ribasso, tocca i 26.164 punti, dunque anche perché arrivano, diciamo, notizie sicure da Wall Street e che prevedono un'apertura molto pesante anche per quanto riguarda le borse americane. Alessandro ci scrive: Draghi non può andare al Quirinale perché il governo andrebbe allo sbando e i deputati e senatori non arriverebbero alla pensione. Bravo Alessandro, che ci ricorda un altro dei temi forti del momento, cioè è difficile ipotizzare che cada il Palazzo Chigi, o quantomeno si crei incertezza, perché ci sono parlamentari che hanno interesse ad arrivare a settembre, momento in cui scatterà la pensione. Però professore, volevo chiederle che idea si è fatto anche della riflessione che ha fatto Paolo poco fa, e cioè è interessante capire chi sarà l'uomo che riuscirà a dare il nome giusto, perché poi potrebbe campare di rendita politica, magari anche in virtù di un'eventuale decisione che bisognerà fare a Palazzo Chigi o quantomeno alle prossime elezioni, dato che non sono così lontane. Insomma, chi c'è dietro, chi farà il nome giusto, come è stato Renzi per Mattarella, quest'anno in qualche modo, questa volta la questione si ripete. Certo, è un'osservazione molto giusta, il cosiddetto kingmaker, chi sarà? Ha provato a farlo Berlusconi addirittura, come avete visto. Adesso ci sta provando molto fortemente Salvini, che sente tutti e parla con tutti. Meno ci ha provato Letta. Anche questo è molto importante, anche se non so poi questa rendita politica quanto poi si può sfruttare, però sul momento sicuramente è un fatto molto importante, molto di prestigio essere quello che determina il nome. Scusate. Quindi è vero, c'è anche una lotta a chi fa il kingmaker. In questo Salvini si mostra molto molto attivo in queste ore, e proprio Salvini ha detto che non vuole Draghi alla presidenza della Repubblica, quindi ha in mente qualcun altro, non sappiamo ancora chi, perché non l'ha detto. Esatto, non sappiamo ancora chi ha detto no a Draghi al Quirinale, lo stesso discorso che mi pare che l'abbia fatto anche Meloni, mentre Tajani, che è il leader di Forza Italia, ha detto: noi però non vogliamo veti, quindi abbiamo già un centrodestra non propriamente allineato, e la Meloni ha anche aggiunto: se siamo uniti forse riusciamo a ottenere il nome che vogliamo. Professore, voleva aggiungere qualcosa? No, volevo dire che sono divisissimi, in questo momento sono divisi tutti, è divisa la destra, che sono addirittura su tre posizioni diverse, perché la Meloni vuole le nuove elezioni, la Forza Italia non le vuole, Salvini vuole fare lui kingmaker e battere la Meloni, la sinistra è divisa anche al suo interno, addirittura dentro i partiti, la sinistra, i 5 Stelle si sono riuniti prima la corrente di Di Maio per obiettare a Conte, insomma, come cercavo di dire prima, la situazione non mostra una grande solidità dei politici, forse è inevitabile, ma sono tutti molto divisi tra loro.
E vedete anche come i lavori alla Camera siano in corso proprio di svolgimento, ci sono già le urne pronte. Proviamo a sentire se c'è anche un ritorno audio dalle immagini che riceviamo dal Parlamento, non da Palazzo Chigi, dalla Camera dei Deputati. Diamo allora, proviamo a vedere che cosa succede, che cosa si dice, linea alla Camera dei Deputati. Vediamo, eccolo. No, non si sente nulla. Vediamo i nomi: Monti, Napolitano, insomma, i vari senatori. Esatto, i senatori. I cristiani forse fanno votare prima. Segre, esatto. Forse si comincia da loro. Alessandro scrive: non ci saranno nuove elezioni. Scenario sicuramente possibile. Paolo. Il centrosinistra ha fatto il nome invece di Riccardi, per il momento LeU, PD e Movimento 5 Stelle, mentre Azione e Bonino hanno fatto il nome di Marta Cartabia, questo l'abbiamo già detto in avvio. La figura di Riccardi, anch'esso tutto sommato è venuto fuori così, insomma, in questi ultimi giorni, non è un nome che circola dall'inizio, è un altro nome che spendi piano, subito per poi passare ai pezzi forti? L'impressione è quella, non mi sembra un nome particolarmente forte dal punto di vista politico, non dal punto di vista della dignità della persona, naturalmente, ha certa esperienza, fatto il ministro. E quindi sa come muoversi in certi ambienti, mi sembra i nomi fatti, insomma, adesso mi sembrano tutti piuttosto prematuri. Ecco, come si diceva prima, invece mi piacerebbe che si costruisse invece quel consenso intorno alla candidatura di Marta Cartabia, però insomma non vorrei sia stata già bruciata da avendola tirata fuori così presto. E allora le votazioni sono iniziate alle 15.07, un po' in ritardo in realtà rispetto al programma. C'è stato anche tenuto, insomma, il presidente della Camera Fico ha ricordato il deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano che è deceduto ieri. Fico ha anche pubblicato la foto delle insalatiere, eccola qui, insomma, questo su Twitter. Alle 15 il Parlamento si riunirà. Professore, torno da lei perché tutto sommato manca ancora la sua, diciamo, di idea, che peraltro ha anche già in qualche modo espresso in altri talk show in questi giorni, l'abbiamo vista in diversi approfondimenti sulle TV nazionali. Se proprio dovesse puntare l'euro educato, su chi lo punta? Ma io credo ancora nella possibilità di Draghi. Malgrado tutte le obiezioni, in questi giorni sempre di più il Parlamento è antidraghista, anche perché hanno paura di andare a casa se Draghi va al Colle. Io però credo che alla fine potrebbero convergere su Draghi, così come non escluderei l'ultima possibilità che questi disperati alla 26esima settimana di riunioni vadano in ginocchio da Mattarella e lo scongiurino per pietà di fare il bis. Questa è un'altra possibilità, li vedo molto messi male. Però se dovessi scommettere, d'altra parte anche i bookmaker mettono Draghi come il più probabile tra i nomi che abbiamo detto. Professore, è d'accordo anche, o non è d'accordo, è una parola grossa, diciamo, ritiene possibile anche lo scenario che ci ha dato Paolo, che peraltro aveva in qualche modo anticipato già un paio di settimane fa, e cioè non solo Berlusconi farà il passo indietro, è effettivamente quello che abbiamo osservato, ma darà anche il nome al femminile che potrebbe mettere d'accordo tutti quanti per uscire, diciamo, alla grande, a testa altissima dalla politica, non solo facendo un passo indietro per il bene del paese, ma anche segnalando quel nome femminile che lo riabiliterebbe, diciamo, nei rapporti con il gentil sesso, che come sappiamo sono stati complicati in questi ultimi anni. Potrebbe essere benissimo, anche se su Berlusconi proprio stamattina sentivo che l'onorevole Rotondi, che è un grande esperto di lavori parlamentari, diceva che forse potrebbero riproporre i nomi parlamentari.
quindi che potrebbe rientrare in campo, tutte se ne dicono in queste ore. Eh sì, è inevitabile che se ne dicano tutte in queste ore. Sul Mattarella bis, Paolo, tu invece come la vedi? È stata pubblicata la foto degli scatoloni del trasloco di Mattarella, il fatto che fosse in Sicilia in questi giorni, che sta facendo un trasloco, insomma andrà a vivere in un, adesso non mi ricordo in quale zona di Roma, però insomma è stato documentato anche questo. Mi sembra che si sia portato ben avanti Mattarella, abbia già mandato tutti i messaggi che doveva mandare al Parlamento. Che sia a Palermo non mi stupisce, mi sembra corretto che aspetti lì, no, la nuova elezione, ma che sia disponibile a un bis mi sembra francamente troppo tardi, non credo a questa ipotesi. E in effetti l'ipotesi che il professore dava come ultima spiaggia, insomma, che si muoveranno in ginocchio sui ceci pregando e spergiurando a presidente Mattarella di tornare al bis quantomeno fino alla scadenza, insomma, dell'attuale mandato. Bossi, Umberto Bossi è stato il primo alle urne, ANSA del quantomeno lancio di agenzia alle 15:12, dopo di lui il deputato Movimento 5 Stelle Leonardo Penna, secondo una lista di parlamentari che hanno chiesto di votare prima per giustificati motivi. Sappiamo che c'è anche il drive-in allestito all'esterno di Montecitorio, dove voteranno i parlamentari e senatori positivi al Covid o quantomeno sotto quarantena. Professore, torno da lei per farle un'altra domanda. Il ruolo del Movimento 5 Stelle in questo senso, secondo lei, quale potrà essere, se sarà, diciamo, di primo piano o meno, considerato che i numeri ancora legati al 2018 e alle elezioni del 2018 premiano insomma, il movimento grillino sulla carta? I 5 Stelle sono il gruppo più numeroso ancora adesso. E contano. Peccato che non siano un gruppo, nel senso che sono così divisi tra di loro e così imprevedibili, perché già anche gli altri gruppi sono poco gestibili, ma i 5 Stelle addirittura è una scheggia impazzita, e quindi dubito che conteranno molto, perché non sapranno tenere l'unità. Il loro unico obiettivo è mantenere il posto al Parlamento. Hanno ragione, molti di loro hanno avuto un colpo di fortuna nell'essere eletti, ci stanno più che possibile e stanno già pensando al lavoro da fare dopo, quindi non credo che ci sarà un grosso influenza politica dei 5 Stelle. Allora, da casa scrivono che fossimo messi male, lo sapevamo, non occorreva il professor Mannheimer a dircelo, ma io sto dalla parte, però io sto dalla parte del professore, nel senso che io le ho chiesto cose ovvie, quindi chiedo scusa. Sì, ma io le ho chiesto un'opinione e lei mi ha risposto alla sua, quindi insomma ci stava assolutamente. Anzi, io francamente speravo che in una situazione emergenziale come siamo in questo momento, con l'emergenza Covid, l'emergenza inflazione, materie prime, quantomeno un gesto, diciamo, verso il bene comune potesse arrivare. Aggiunge Roberto, che ci scrive: partitismo sfrenato da far rigirare pannella nella tomba, prossime elezioni a casa l'80% e proviamo in Italia una democratura, scrive l'amico. Intanto il carosello va alla grande, chiacchiere per il Quirinale ora e settimana prossima a Sanremo e vai, conclude Roberto. Ti sentivo peraltro sorridere quando il professor Mannheimer ha detto che hanno avuto anche un po' di fortuna i 5 Stelle a trovare così tanto consenso. Allora, chiaramente passando dal 2013 al 2018 il Movimento 5 Stelle ha fatto un boom. Non è solo una questione di Movimento 5 Stelle. Io sono d'accordo, devo dire, con questa lettura, che però riguarda tutti i partiti che hanno un boom improvviso. Mi ricordo una ventina d'anni fa, o forse di più, quando c'è stato il boom della Lega, sono arrivati a Roma persone che, insomma, non sapevano neanche di essere candidate, sostanzialmente. Quando c'è un partito che ha una fortuna così grossa dal punto di vista elettorale, è chiaro che non ce l'ha ancora tutta la classe politica che gli serve. Tra l'altro stavo anche pensando, qui non è solo una questione di
andare a votare e quindi non essere rieletti perché la maggioranza sarà diversa. Qui quando si va a votare un terzo del Parlamento resta a casa perché le Camere saranno più piccole, quindi è veramente una questione di persone che hanno esaurito la loro carriera, la loro carriera politica, e quindi faranno di tutto per tirarla il più in lungo possibile. Tanto hanno votato i senatori a vita che prima avevamo anche intravisto nell'elenco, insomma, alle spalle del presidente Fico. Draghi incontra Salvini, giornata frenetica ovviamente per partiti e grandi elettori, scheda bianca sostanzialmente per tutti, anche se ovviamente aspettiamo i nomi un po' particolari che verranno scritti, così insomma per strappare un sorriso un po' a tutti quanti. Professore, non so se avete realizzato sondaggi anche magari tra i cittadini e vedere qual è il nome che è più gradito, insomma, stando alle ultime rilevazioni. Ricordiamo a chi ci ascolta che questi sondaggi sono fatti, ma sono puramente divertimento, perché, come vedono, in Italia il Presidente della Repubblica viene votato dai grandi elettori e non dai cittadini. Certo. Anzi, c'è una quota rilevante di italiani che vorrebbe l'elezione diretta, ma ne parleremo un'altra volta. Il più popolare è Draghi. Draghi ha una popolarità immensa, ha il 70% di popolarità, e in un sondaggio a chi vorreste Presidente della Repubblica lui raggiunge la maggioranza relativa. È molto frammentata la cosa, quindi mi sembra che arrivi al 30% con tanti altri che si distribuiscono su tanti nomi, ma il nome più votato è lui. Ricordo che sul piano popolare anche Berlusconi ha le sue chance, perché c'è una parte della popolazione che lo odia, ma una parte della popolazione che lo vede molto bene. Berlusconi ha ancora una popolarità del 40%, più di Calenda, più di tanti altri, più di Salvini, e quindi sul piano popolare lui, come dire, contava anche su questo. Draghi comunque è il più popolare. Siamo quasi in chiusura. Paolo, Renato Mannheimer ci ha detto Draghi come, diciamo, nome al momento meno impossibile. Il tuo meno impossibile? A oggi, come detto, è una partita senza pallone, ma quindi siamo anche più liberi di sparare nomi in un'ampia scelta. No, è vero. Allora, diciamo, Draghi mi sembra anche a me il più probabile. Mi sembra anche piuttosto probabile dal punto di vista istituzionale un nome che ci siamo già scambiati prima, che è quello del Presidente del Senato, la Casellati. In un momento in cui non si trovasse un accordo, sarebbe una figura istituzionale molto forte, già votata dal Movimento 5 Stelle quando è diventata Presidente del Senato, e dal centrodestra. È una donna, quindi difficilmente il centrosinistra potrebbe, come dire, negare l'appoggio. Non è stato ancora fatto di fatto il suo nome, quindi non è stata ancora bruciata. E poi, lo ribadisco, la mia candidatura preferita, se può contare qualcosa, è quello del Ministro della Giustizia, Marta Cartabia. Professore Casellati, se dovesse essere donna, secondo lei è il nome più probabile, o vede, diciamo, invece più favorite magari una Cartabia o anche una Belloni, che è stata fatta, come è emersa proprio in questi giorni? Casellati mi sembra più probabile. Magari non è la più auspicata, però è sicuramente la più probabile. La Cartabia potrebbe essere presa in considerazione al posto di Draghi per la presidenza del Consiglio, ma lì c'è anche Franco, ce ne sono tanti altri. Comunque è più probabile la Casellati, è più forte. La Casellati ha un ruolo istituzionale, ha tutta una serie di plus che la favoriscono. Lo storico ci scrive: prepariamo le valigie, ragazzi. Beh, insomma, un messaggio di ottimismo da questo punto di vista. Professore, telegrafico, meno impossibile Mattarella bis o meno impossibile Pier Ferdinando Casini? No, Mattarella bis è più impossibile, quindi meno impossibile Casini. Ok, quindi più probabile, o meglio, meno impossibile Casini. Paolo, stessa domanda a te. Concordo, anche perché
un bis di Mattarella vorrebbe dire che lo fa per un anno per far diventare presidente della Repubblica Draghi l'anno prossimo. È una cosa che secondo me Mattarella non farà mai, dare il proprio nome per un'operazione di questo tipo. Sono, per me la probabilità è nulla. E qui mi gioco. Peraltro, professore, non lo sai, ma Paolo Balduzzi, anche lui è editorialista del Messaggero, come Carlo Nordio, che è stato candidato da Fratelli d'Italia. Quindi oggi abbiamo ospite, diciamo, l'editorialista sbagliato. Non so che sarebbe stato... Mi sono definito così. Il Messaggero è uno splendido giornale. Sì, sì, beh, sarebbe stato interessante sentire Nordio, no? Aver esatto. Avuto... Ma ovviamente a noi ci piace anche scherzare. Professore, grazie per essere stato grazie, qui con noi e buon lavoro. Paolo, grazie per esserti aggiunto, insomma, e per averci raggiunto qui in studio. Beh, rimarremo ovviamente aggiornati nei prossimi giorni, anche con l'aiuto di Paolo. Arrivederci, grazie mille. Ci fermiamo adesso perché tra poco parte Wall Street e se Milano è a meno 3,3%, adesso diamo un aggiornamento, meno 3,3% con Parigi meno 3%, beh, potrebbe essere con l'apertura di Wall Street si scenda addirittura fino a 4%. Restate con noi.